Signori, ma dopo la giornata travagliata in termini di video che abbiamo avuto ieri, dove, ripeto, ho dovuto cambiare video per ben 2 volte, ho avuto anche qua una giornata abbastanza travagliata. Oggi reaction, come, vabbò, devo cavare ogni reaction interessante, lo so, ok, ho un buon, diciamo, senso dello scouting, ok? Anche se non so se ho detto una cosa. Vabbò, ragazzi, per favore, andiamo. Allora, Poldo, signori, Poldo credo abbiamo reagito ad ogni suo video. Signori, ho parlato di molte sue cose. Lo seguo, ragazzi, Poldo lo seguo da tipo, ho 4 anni, anche 5. Mi sa, andiamo con 4 perché. Ma potrebbero essere anche di più gli anni da cui che gli anni in cui lo seguo al buon Poldo. E partendo da quando era Mr. Poldo Akbar, anche se però mi ricordo, ho sta memoria che forse mi ero tipo rivisto proprio un video di Poldo quando era ancora Uombo Poldo, tipo nel 2020. Cioè, ragazzi, e signori, in questi 4 anni ho anche raccontato di cose molto sottovalutate di Poldo. Come ad esempio, vabbò, diciamo molte cose, tipo molte live, ok? Molte live di Poldo le ho raccontate. Ho raccontato della live molto sottovalutata di inizio 2020, di fine 2020, inizio 2021, due parti, quando ha reagito a quella webserie di nome YouTubers. Beh, sono due. Durano tanto quelle due parti, però sarebbe figo riguardarsele, però. Boh, non lo so. La tier list sulle serie dei cartoni animati, che signori, vabbò. Che vi posso dire? E poi, signori, vi introduco a un'altra live molto sottovalutata di Poldo. Signore e signori, e in realtà diciamo. Un po' iconica, ma diciamo che cioè, sono passati. Allora, tra un po' vi dico quanto è passato. Intanto, Zeb89 invade Abbotel. 11 luglio 2022, sono passati 2 anni da questo avvenimento a cui, signori, ho partecipato anche io. Allora, per prima cosa, cos'è Abbotel? Abbotel è praticamente un gioco dove tipo tu puoi farti l'avatar e puoi andare tipo in vari mondi e tipo online, è su un sito, è gratis. Sì. E signori, Poldo, che tra l'altro se non mi ricordo male, Abbotel. Aspetta che mi. Sulla della coca. Però sì, Poldo. Poldo in. Se non mi ricordo. No, non mi ricordo se era tipo una delle ultime live prima che poi mi si sfasciò il tablet, il tablet quello vecchio. Però io ho solo un ricordo, ok? Ho un ricordo di io in quella live, mio Dio. Forse faccio una cosa, faccio partire il video perché ragazzi è qualcosa di incredibile. Si è rotto il portale del ZSU, ovvero lo Zeb Cinematic Universe. Tutte le versioni di Zeb si sono riversate nella tempolinea di Abbo, da Zeb 00 fino a Zeb 40. Allora, dovrebbero mettere. Prova a regolare la casa mai per far partire i tweet di quella merda di Twitter. Twitter, ragazzi, Twitter è una merda. No, per favore, non sfogliamoci. Ti ricordo ancora tipo un episodio di. E coincidentalmente quel gioco lo riporteremo. Però vi dico solo una cosa, mi ricordo. Che ce la rifaremo. Faccio un sacco di remake delle serie. Anche se quella serie del momento 2 mi ricordo che tipo in un episodio di quella serie, di quel gioco là, del 2022 mi ricordo che tipo facevamo partire i tweet. Cioè, registro ancora dal salotto. Per fortuna che mo registro in camera, quindi so tutto chill. Ma boh. Comunque ragazzi, ho partecipato a codesto evento, a codesta invasione. Per chi fosse interessato ero Zeb 999.
Sì, 990, scusate, no, Zeb 999, sì, per chi vuole sapere, per potermi riconoscere, se non mi ricordo male. 3.16 sono tutti qua dentro. Si sono tutti riversati e sono Zeb pronti. 4316, mio Dio, la top 89 youtuber di nome Zeb 89, mio Dio. Ragazzi, tutti i video che non sono YouTube Pop di Paul, di Mr. Protocquari, in realtà sono veramente una figata assurda. Tutti si uniscono alla battaglia, che è il suo video più visto, tra l'altro. Ma anche video meno popolari, tipo la leggenda delle scimmie elementali. Caparezza sta bene su tutto, che tra l'altro il vero Caparezza ha visto quel video e ne ha twittato al riguardo, cioè. L'aveva messo Oldo sul suo server Telegram dove cos'altro vabbè, tutti i siti qua, ragazzi, sono fighissimi. Per creare il caos su Il Mega Mashup, anche quello là, mio Dio. Babbo Italia. Raid ad Habbo Hotel. A sua immagine e somiglianza, capito l'uno? Citiamo pure Jacob, bello citare a caso Dio. Dobbiamo farci identici a Zeb. Zeb è Ok. pelato e soprattutto niente cappelli. No, è la barba di Zeb! È proprio la barba di Zeb questa! Che maglietta indossa di solito Zeb? Beh, Comunque mani. sì, avete visto come a cosa assomiglia Abbo. Maniche rosse sotto con la maglietta degli Ace Gamer su. Ma tra l'altro dov'è? A Venezia, boh, Potenza, a Malta, dai, a Malta perché. Ora fatemi vedere se ci riusciamo. Non è molto da Ace Gamer questa maglietta. Ha fatto la maglia della Juve. Facciamo la grigia in questo modo. Come si mettono gli occhiali? Gli occhiali, giusto, gli occhiali. È questo per caso un certificato momento Ace? Ace Gamer, ovviamente, ma boh. Anche Drarz quando li mette, mio Dio. Comunque, ragazzi, ieri di Poldo mi ero rivisto i suoi due video sugli Oscar di YouTube Italia, anche quello sui film degli YouTuber. Cioè, questi due video appena faranno. Cioè, veramente, appena quei due video faranno un anno, uno, corro subito. Mio Dio, che è proprio che infamata, cioè un anno è. Vabbò, però, cioè, riconosci che qualcosa è bello. Gamer per caso? Perché sei tearless? No, raga, sono Zeb, No, smettetela. non è Tearless. Tearless ha mai. Sì, le ha indossate gli occhiali da sole in una sua foto, tipo per le magliette. Direi che sembra un Marcus Cron. Giocatori di Habbo Marcus Crowe. Italia, dovete iniziare a temerci. Non devono sapere cosa sta succedendo. Il nostro obiettivo è confonderli. Il nostro Ok, obiettivo è confondere tutte le persone all'interno cioè, di questo gioco. Quindi siamo non facciamo il pronti? mio nome, non nominiamo il mio nome. Ok, L'unico nome che si deve sentire oggi è Zeb. la conquista della caffetteria. Vabbè, ok, capitolo Countdown. Signori, 20, 19, 4, 16, 7, 3, 2, 2, 1. 1. Signori, che il raid Inizia. abbia inizio! Zeb, tutti nell'angolo qui in basso. Riunione degli Zeb nelle poltrone. Tutti in poltrona. Zeb 96, Zeb 78, Zeb 04. Zeb 69, eccolo. Zeb 69, 69. Zeb, è il momento. Sium È di morto trucco. Maradona, perché ho riso? È morto. No, mi dissocio, però boh. Zeb 889. Se avessi messo 883. Sium di gruppo. Grande Sì! Zeb. Siumiamo. Siumiamo. Che siummata atomica! E questa è la famosa distruzione di Habbo. Raffo lavorazione grezza. Che siummata atomica! E questa è la famosa Comunque dist. era mio Dio, la pubblicità della Raffo lavorazione, mio Dio, la birra pugliese, non me ne frega niente la birra pugliese, basta! Dannazione. Distruzione di Habbo Hotel per mano degli Zeb che siummano. Qua ci sono Trap Sheet, Dinnerless e Piff che stanno. Piff è palesemente Ta Supreme, Discutente. il supremo. Io credo che Zeb 89 deve andare a interferire su questa cosa, ma non Zeb 89 1, Zeb 89 come entità. If. If, Devo devo dirti una dirti una cosa. cosa. Sium! Che siumato, attenzione, Ah, Habbo. comunque mi sono scordato una cosa di Habbo Hotel. Se non mi ricordo male, Habbo Hotel veniva citato in una YouTube Poop di Mr. Paul Duck Bar. E
Era Lever contro le religioni, che ad un certo punto, no, era o Lever contro le religioni, ma era tipo un'intervista di un, si sa, era un, sì, era Lever contro le religioni, la YouTube dell'intervista doppia con Lever e Leo. A un certo punto tipo gli chiedevano il video preferito con Camper e Spawn e lui diceva quello con Rabbo, e c'era una clip di pochi secondi, aspè, di un video degli iNube vecchissimo su Abbo, aspè. Purtroppo non mi esce, no, mi escono solo i video di Leo di Abbo. Ok, va bene, andiamo avanti. Perché nessuno gliel'ha mai detto, boh. Che sciumato, attenzione! Non se l'aspettava! La distruzione della caffetteria è avvenuta con successo. Ok, lo Zeb picnic. Zeb, è il momento di un picnic! Cioè, È il momento del Zeb picnic! Ma come la stanza è già piena? Madonna, che cazzo di... Zeb 200. Perché farei Zeb 205 così a caso? Occasione! Oh, che cos'è il ciumbo ottomanico di Zeb 178 2.2? Chi è quest'uomo? DS qua? È una donna? Ah no, dona. C'è sta Jumpy su Abonno. Scusate, era Allora, proviamo a crollato. creare una stanza, vediamo. La chiamiamo Zeb Quartier Generale. La Zeb Sium. fila! Signori, la Zeb fila! Tutti in fila! Io mi metto a questo capo. Chi è questa persona? Cioè. Scusatemi. Non ditemi che sono io. Sono io. Ok, in questo momento siamo pieni. Succedendo cose. Sirego 89. Zeb 100, In questo momento il quartier generale degli Zeb è pieno mio di Dio, persone Zeb spaventate. UGF. Non so cosa. Boh, non lo so. Allora, signori, La musica di Mario Kart. C'erano degli Zeb neri. adesso abbiamo un compito, abbiamo un ruolo. Abbiamo una missione. Si va in caffetteria e si spamma Cesta Jumpy. Ma come No. la stanza è piena? Subito, ma si è riempita subito, no? Picnic, allora in picnic. Madonna, guardate, sembra un picnic. Io ho il meme di Jumpy Tech ai limiti dell'evoluto. Oddio, quel meme insieme a Amo, le donne che stanno di Merluzzo e Gianluca Vacchi e Napoli Juve, però che credo sia uno dei meme che tipo era diventato un virus su TikTok nel 2022, mio Dio. Mortacci. Scusate. Scusate, mi sfruscio un po' troppo gli occhi, avevo. Cioè, rimettiamo Jumpy Tech negli Hunger Games, sarebbe figo, boh. Influencer di stili. Spargetevi in ogni stanza di questo maledetto Hub Hotel e convincete tutte le persone a mettersi questa skin. Oh Convincete no, no, anche di convertirsi. tutti quanti a mettersi questa skin. Io convinco, vendo a uno. Scusate l'interruzione. Potete mettere tutti questa skin. C'è un tizio che sta cantando la testa di Jumpy dai carini Dovrete e passiamo Su insieme, Amazon cioè, scoprirai le uè. offerte. Ah, mi sono scordato di argomento. Allora, dovete sapere che inizialmente ero indeciso se reagire a questo o a uno dei due video, tipo dove Poldo reagiva alle pagine. Ne aveva fatto uno su Twitter e uno su Facebook. Era favorito quello su Facebook da reagire, eh. Però alla fine ho optato per questo video, ragazzi. Sarò un po' incasinato con la scuola. E tra l'altro, ragazzi, io desidero ancora di iniziare una serie dove emulo qualche gioco vecchio, quindi. Join the Zeb Army! Mutafaka! Che Convertitevi. Zeb 2456 alle tette? State convincendo tutti quanti a mettere la skin, vero? State convincendo. Qua ci sono Zeb se c'è Zeb 21. Ciao! Mettete la skin di Zeb. Adesso. Questa è una rapina. No! C'è Surreal Power davanti a me! Incredibile! Surreal Power. I tuoi fanti chiamano Sorry. Andò. Mio Ci facciamo una foto! Che ci fai pure tu qua? Stai partecipando anche tu al raid! Maledizione, andiamo a vedere in caffetteria com'è la situazione. Oh, perché continua a fare sta roba? Credo mi sia crashato Abbo, raga.
Il raid è stato così no. potente da far crashare Abbo. Cacchio, cioè. Simoncino vende orari e depositi. Simoncino! Scatto una foto. Simoncino, quello di mente malata. Sì, perché io sapessi era una di quelle canzoni che avevo sentito, una top 50 canzoni trash italiane che abbiamo reagito. Era un bel video quello là. Soprattutto degli ultimi video che ho fatto d'estate prima di settarmi definitivamente a Salerno, tra l'altro, E ripeto, era un bel video quello là, comunque. E te l'avevo rivisto un paio di volte, e Simoncino mente malata era una canzone che avevo sentito. Ma boh. Tra l'altro quel video là, sì, molto... altro è il video sulle sigle di Dario Moccia, insieme a quello là, entrambi mi erano stati fatti consigliare così, a caso, su YouTube per TV. Quindi sì, YouTube per TV o per televisione mi ha consigliato questi due video, che poi hanno creato queste due reaction incredibili. Un ritratto... insieme a vabbè per This Man, il Photoshop che avevo consigliato io, questo l'ho consigliato io, e Maria De Filippi con Sonic nella live che letteralmente in contemporanea mi volevano che andassimo a mangiare la pizza, letteralmente letteralmente tipo per evitare, correvo e poi mi spaccarono il tablet sul ginocchio e vabbè, ora l'ho rimpiazzato con questo qua, Cioè, sarebbe figo fare un museo con tutte queste immagini qua, sti Photoshop di Poldo, mio Dio. Il party momento. Signore, è il momento del party. Ok. Vabbè, come si... Oh no, Zeb Sirena, no, sei delle Mermaid Band. Zeb col crop top, no. Ok, signori, dobbiamo convincere questi due fake a ballare, venite. E dai! Ballate! Scioccante! Ok, li abbiamo convinti tutti in pista. La musica da vibing perfetta. Vabbò, around the world. Se non mi ricordo, era all'inizio in quella discoteca che tipo mi aveva messo Ocean Eyes di Sophie and the Giants. Se non mi ricordo male. Che poi era una canzone che mi ricordo che passavano tanto in radio. Diciamo che per un periodo, tipo per mettermi a dormire, mettevo sempre i canali radio, tipo, cioè... Butta fuori, guardalo che imbruttito e butta fuori, mo lo distruggo. Around the mimo, around the mimo. Oh, che fa? Me sta imbruttì, eh? Resta in discoteca con you. Da presto. Il numero... Oh, perfetto. Il marchio del successo. 43, 6, 10. Adesso faccio un salto su tutte le discoteche, anche su discoteca nazionale. La discoteca YouTube dance purrice vestine con i video GTA occhio al Giampino 600 e Paperella Gay con la fisarmonia. Il gioco dello Squints, il gioco, questo è lo Squid Game. No. Lo Squints Game, sto partecipando allo Squints Game. Oh, che ho fatto? Ho già vinto lo Squints Game, sì. Ok, è il momento di placarsi, capito? No, devo fare un discorso. Come si sale? Non si può salire, solo gli ambassador possono. No, raga, non bestemmiate, mi raccomando. Chi è sta gente? Aiuto, sono apparse le divinità. Oh, cazzo. Oh no, siamo stati tutti mutati. Dannazione, ragazzi, sono entrate le divinità. Loro sono più potenti di tutto questo esercito. Oh, del no. La polizia del multiverso è arrivata su altro. Sarebbe figo se succedesse altro. Purtroppo io non ho una fanbase così larga. Hanno scoperto la faglia nella tempolinea. Poldo, dovresti evitare di far dire a loro cose non consone, ti ringrazierei. Infatti l'ho detto prima, infatti, non si sì. deve bestemmiare, non si devono dire robe bannabili, fin quando è lo Squints Game. Oh mio Dio, questo tizio ha un pene!
Ragazzi, sto video è monetizzato, quindi posso mostrarlo tecnicamente. Via da qua, come si caccia? Segnala. Hai appena segnalato un utente. Comunque, benvenuti su Abbo. C'è qualcosa che non va. Ciao. Sapete una volta che c'è? Ciao, sono Bar Detective, coglio. I dei di Abbo hanno preso il controllo. Signori, al quartier generale! Adesso posso bannarlo, è la mia stanza! Modera! Ban! Bandisci per sempre! Sì! Ho buttato... maledetto! Via l'uomo pene! Qui gli admin del server non potranno prenderci. Gli admin non ci prenderanno mai. Non ci... Ho giocato ad Abbo. Chi è questa persona? Ambasciatore di Abbo Hotel. Group Ambassador. Oh cazzo! Ci hanno trovato! Oh no! FBI, open up! Anzi no, quello... Agherino! Ci hanno sgamato! Stacca! Il quartier generale è stato compromesso, tutti in picnic! Oh no! Oh cazzo, è tornata! Ok, di qua! Inizia la fuga, signori! Dobbiamo disperderci! La grande fuga! Dobbiamo farci trovare, dobbiamo fuggire! No, Sinergo 89! No, eccolo! Fuggite! Sono qui! Sono qui! Giù! Tutti giù! Vadiamo dal fisco! Si scappa qui! Scappano tutti quanti! Puoi vendere di tutto con Wallapop. Sa tipo la terza pubblicità che ottengo su sto video, che dura 11 minuti. Scappano! Darsi la gamba, signori, tutti qui giù! Fuga! Vogliono ucciderci, vogliono sterminarci tutti! Al teatro! Non so se avete visto Bastardi senza gloria, insomma, potremmo pensare a una soluzione del genere. C'è una rumba nascosta. Okay. Che cos'è? Posso stare sul palco. Dell'esercito degli Zeb è rimasto Zeb 100-03, Ciccio Gamer 89, che non è uno Zeb, Zeb 127 e Zeb 222. Soldati! Zeb 222. Siete gli unici Zeb sopravvissuti agli admin. Avete un compito importantissimo. Non morire. Se moriamo noi, muore la nostra dinastia. Sopravvivete. Portate avanti l'arte del Sium. Bravo, Ciccio. Hanno bloccato la porta. Come hanno bloccato la porta? Ci hanno trovato. Sono disposto a parlare con questo tizio. Meglio tardi. No, questo tizio usa l'XD. Oh, maledizione. Ma oh no, capito. Usa l'XD. Oh no. Forse non sono nocivi. Forse vogliono solamente capire che cosa sta succedendo. Cosa volete da noi? Noi nell'XD abbiamo solamente chiesto di non usare un linguaggio non consono. E va bene così. Quindi siamo liberi di scorazzare e predicare il verbo siummico. Contrattazione in corso. Ma è importante. Qua c'è una contrattazione che sta avvenendo. Boh. Ok, basta. Ci siamo rotti, signori. Oh no. La ribellione e il successo. Riunione. Tutti al quartier generale. Ok. È il momento dell'ultima tutti missione. Questi stronzi qua, tipo il pug che aveva la fisarmonica e il pum. Dovete preparare un messaggio in chat. Guardate cosa sto scrivendo. Reject. Abbo. Join. Ultimate. Ultimate Arena, mio Dio, il gioco di Zeb. Comunque dovete sapere che ovviamente con Zeb il mio rapporto, vabbè, ci siamo visti, ragazzi, io veramente sono molto, veramente quel cacchio di video cianciangilla su Zeb 89, mio Dio, rimane sempre un bel video da vedere. Ricordo anche l'iceberg di Zeb 89, ecco, è quello molto figo. Zeb! Andate in tutte le stanze a spammare okay. Questo messaggio. Zeb, alla carica! Reject Abbo, join! È il mio compleanno, non mi interessa! Non mi interessa se è il tuo compleanno! Non mi interessa se è il tuo compleanno! Reject Abbo, join Ultimate Arena! Ovunque, in qualsiasi posto! Ci stanno bannando, no, come ci stanno bannando? No, come bannati? Ok, signori, non dobbiamo farci riconoscere. Passa montagna. No. Questo è Zeb. Non è finita, ragazzi. Ma Pirrani non era quello che aveva il... diciamo, quello particolare, cioè... Continuate ovunque, mettete il passamontagna. Non è finita. Bannato dalla stanza, purtroppo. Ma vabbò. Oh no, è incazzato Volgo. Sotto copertura.
sotto copertura. Il piano va. Andiamo nella sala degli ambasciatori. Ci siamo, ce la facciamo. Cioè, ragazzi, oddio, che hai. Il potere è nostro. Da oggi in poi, Abbo Hotel appartiene alla legione degli Ace Gamer. Cioè, raga, c'è un messaggio in napoletano. Qua che scemo, casin, coppa mamma, si troppo scemo. Che vero fagheno del morto. Viene a rompere il cavolo e si sente mamma mia. Abbo Hotel è un nostro amico. Viva il Napoli, viva il mondo, viva Abbo. Viva Napoli. Vabbò. E signori, finisce così questo video incredibile, mio Dio, cioè... Wow, veramente sto video è stato la parte finale, mio Dio, cioè... non so quando rivedremo una live di Poldo così, cioè io non so quando ne rivedremo una del genere, perché veramente, cioè... Ma signori, più tardi proveremo a registrare... Qualche gioco simulatore? Boh, io intanto mi rivedo la tier list delle sigle di cartoni animati di Poldo. Boh, non lo so cosa succederà, ma intanto ci vediamo. Ciao!